Quest'opera nasce affinché gli artigiani possano esprimersi. Io ho dato delle linee guida molto semplici, che erano fondamentalmente, oltre alla struttura, che è basata sulla regola della spirale aurea, che in natura è una spirale che ricorre sempre per rappresentare la natura in qualche maniera, agli artigiani sono state date pochissime regole. All'artigiano della pietra di iniziare, come vedete, da in basso con delle pietre completamente grezze, per poi iniziare a lavorarle e sviluppare un linguaggio e dimostrare come l'uomo prende gli elementi, le materie prime della natura e poi le elabora attraverso il suo lavoro, no? Il lavoro fisico dell'artigiano. Per poi passare all'argilla, diciamo alla ceramica, e là anche abbiamo lasciato completa libertà al maestro Liberati, alla sua ospite iraniana naturalmente, di potersi esprimere e di raccontare in qualche maniera lo slancio della cultura, il colore, il linguaggio, quindi trovare anche loro degli elementi che fossero simbolici in questo senso. Per terminare poi naturalmente con il ferro, in cui abbiamo chiesto praticamente al fabbro di lavorare sulla questione dello slancio verso l'alto, verso l'infinità dell'evoluzione, no? È stata la disponibilità, che è un apporto importantissimo del Consiglio regionale. Noi quando abbiamo iniziato quest'opera, è stato un po' di anni fa, oramai 2018, l'idea era di donarla nel 2019 al decennale del tragico terremoto che ha subito l'Aquila, poi naturalmente c'è stato in mezzo il Covid, eccetera, la pandemia che purtroppo ancora ci perseguita, però c'è sempre stata la disponibilità, noi abbiamo sempre avuto come referenti il Consiglio regionale abruzzese, per capire come sviluppare, come arrivare a posizionare quest'opera in un posto che le desse il giusto risalto. E oggi finalmente, grazie al Consiglio, ci siamo riusciti. Sono estremamente felice di questo obiettivo raggiunto.